festeggiò perché la ribalta della squadra c'è sempre. Harris avrà la ribalta di tutta la settimana perché chiaramente ha fatto un'esplosione, una grande partita. Però loro, che sono due ragazzi tra i più giovani, insomma, che poi soprattutto rappresentano il lavoro e l'applicazione della settimana da parte di tutta la squadra. Oggi hanno fatto una grande partita, mi sembrava giusto dare una ribalta a loro, anche a nome di tutti gli altri compagni di squadra. Non potevo portare tutta la squadra, però è giusto che abbiano la giusta vetrina e il loro premio. Ciao, Michele. No. Le parole sono poche, cioè, grandissima vittoria, abbiamo dato tutti quel qualcosa in più che serviva in questo momento e giocando senza mai mollare, dando sempre il massimo, si è riusciti a portarla a casa, adesso ce la godiamo, poi da domani iniziamo a pensare a Campo Giordano. Sì, sono d'accordo, è una vittoria che si merita tutto il gruppo. L'altra settimana lavoriamo tanto, sappiamo quanto impegno ci mettiamo e chiaramente i risultati arrivano, magari non arrivano sempre tutte le domeniche, però noi li notiamo e continuiamo a lavorarci sopra per continuare a toglierci delle soddisfazioni. Domande? Volevo chiedere a Michele sulla sua progressione a livello di espressione della presa, palleggio, è un contingente visto che manca un pezzo di parte della, è una cosa che sarà qui dalla comunque, fa parte comunque di un progetto di crescita. Poi è chiaro che questo progetto di crescita è stato accelerato da questi due infortuni e come ti dicevo prima, in questo momento di emergenza bisogna tutti dare un qualcosa in più e farsi trovare pronto quando c'è bisogno. Io ci sto provando e spero di riuscirci. Stefano, hai aggiunto qualcosa? Sì, allora con Michele il lavoro è chiaramente un lavoro di progressione perché quando siamo arrivati, quando abbiamo avuto a disposizione, anche con lui abbiamo concordato un certo tipo di situazioni, di che loro non giocavano ancora e abbiamo iniziato a fare questo gradatamente. L'impegno e l'attenzione di Michele in allenamento è di altissimo livello e questo poi sono contento perché avendo lui una grande qualità in campo trovo subito riscontri. La stessa cosa possiamo dire per Giovanni, perciò sono veramente felice per la vittoria, senz'altro, però sono felice per la vittoria perché dà risalto e luce al ruolo di un gruppo di ragazzi e anche di un gruppo di lavoro. Con tutti, con Federico che abbiamo intrapreso da agosto fino ad oggi e diciamo che questo ci sta ripagando anche di tante altre cose, perciò bene, ci dobbiamo concentrare partita per partita solo sul nostro gruppo, solo sul lavoro e poi alla fine dell'anno tireremo le soglie e faremo bilancio.